intanto ringrazio per l'invito rivolto al gruppo del Quality Rights a presentare i contenuti della ricerca e in particolare quelli che ne sono i presupposti, cioè la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nota dall'acronimo inglese CRPD. Esiste una relazione che è dimostrabile anche statisticamente tra rispetto dei diritti umani degli utenti ma anche del personale dello staff nei servizi e qualità degli interventi all'interno dei servizi di cura. In generale i servizi di cura nei quali è percepita o misurata una migliore qualità degli interventi e delle prassi si accompagnano a una miglior percezione del rispetto dei diritti umani da parte degli utenti e viceversa quando esiste da parte degli utenti una miglior percezione del rispetto dei loro diritti umani, questo si accompagna di solito con una miglior qualità delle cure. La CRPD è una convenzione che l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha varato per confermare quelli che sono dei principi generali dei diritti umani, in particolare specificando che devono essere riconosciuti alle persone che manifestano una disabilità psicosociale. È stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2006 e stabilisce che gli stati che ne ratificano i principi hanno l'obbligo, non riveste l'importanza, ma proprio un obbligo giuridico di promuovere, proteggere e difendere i diritti delle persone con disabilità per garantirne l'uguaglianza. Si tratta del primo documento che sia giuridicamente vincolante sui diritti umani nella disabilità. La definizione di disabilità è quella più moderna, quella più recente, quella che sottolinea come la disabilità origina tra l'interazione tra menomazioni funzionali o strutturali del soggetto e gli impedimenti o gli ostacoli che il soggetto incontra alla piena e efficace partecipazione alla società in ragione di queste difficoltà e del mancato adattamento del funzionamento delle comunità alle sue difficoltà. L'esempio che viene fatto più classico è quello dell'accessibilità degli edifici pubblici. Gli edifici che non hanno delle rampe d'accesso diventano inaccessibili per le persone che hanno difficoltà dal punto di vista neuromotorio. Il principio cardine della CRPD è il principio della nessuna restrizione o deroga ad alcuno dei diritti umani e delle libertà fondamentali riconosciuti in qualunque Stato che abbia ratificato la Convenzione stessa. Di fatto la Convenzione è riconosciuta dalla maggioranza degli Stati nel mondo e una larga frazione di questi ne ha ratificato i contenuti e anche i protocolli. Tra questi l'Italia, che lo ha fatto di fatto due volte, sia come nazione sia come membro della Comunità Europea, che a sua volta ha ratificato la Convenzione e i protocolli. La ratifica della Convenzione per i diritti delle persone con disabilità implica l'acquisizione della Convenzione stessa tra le leggi dello Stato. Quindi di fatto questa Convenzione, gli articoli nei quali si esprime, sono un principio di legge nel nostro Paese. Esistono delle criticità che sono emerse nel dibattito in relazione all'approvazione e alla ratifica della Convenzione in vari Stati. Il conflitto maggiore riguarda la capacità legale delle persone con disabilità. Alcuni Stati hanno espresso riserve, anche Stati diciamo insospettabili come la Francia o il Canada. Altri argomenti di dibattito sono stati quelli relativi ai conflitti con norme religiose di singoli stati o a conflitti relativi ad alcune leggi
nazionali, un conflitto che è emerso periodicamente e che coinvolge l'Italia come Stato e la Comunità Europea, è quella relativa ai richiedenti asilo che manifestino disturbi nell'arco della psicopatologia, in particolare disturbi traumatici da stress. Le persone sono considerati ruoli attivi nel processo di cura e quindi a loro è attribuito il diritto di esprimere consenso e concordare i trattamenti. La CRPD ha un focus specifico sulla disabilità cognitiva e psicosociale e il suo impianto è stato ed è alla base di un vasto progetto promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, denominato Quality Rights, un progetto che è volto a promuovere il rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità psicosociale, a verificare la reale applicazione di questi diritti o eventualmente la loro violazione e a promuovere buone pratiche che possano implementare il rispetto dei diritti umani. Il primo obiettivo del progetto Quality Right, che è coordinato dalla cattedra diretta dal professor Carta per quanto riguarda l'area del Mediterraneo e che io seguo in modo particolare per quanto riguarda la Sardegna, è migliorare la qualità delle cure e il rispetto dei diritti umani nei servizi sanitari attraverso gli appositi strumenti, questo in base a quell'evidenza che citavo all'inizio di una relazione tra qualità delle cure e rispetto dei diritti umani. Al proposito sono stati sviluppati numerosi strumenti che sono disponibili liberamente al download nel sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un secondo obiettivo è promuovere le competenze specificamente tra le persone con disabilità psicosociale e familiari, ma anche poi ovviamente gli operatori sanitari, per comprendere e promuovere i diritti umani nei loro diversi aspetti e promuovere una cultura incentrata su quello che si chiama recovery, cioè il recupero dell'adattamento funzionale, non più quindi l'idea di una utopistica guarigione, cioè assenza di malattia che spesso nelle condizioni di disabilità psicosociale non è raggiungibile. Questi strumenti, ripeto, sono disponibili, sono articolati con diverse caratteristiche dal punto di vista della loro funzionalità. Il terzo obiettivo è rafforzare il movimento nella società civile, in particolare favorendo o implementando il supporto fra i pari, sia dal punto di vista emotivo che pratico, e diffondere le conoscenze, le esperienze e le informazioni relative al progetto in quanto tale, alla Convenzione per i diritti delle persone con disabilità psicosociale e infine intervenire sia sul piano legislativo che degli stakeholders cosiddetti per favorire strategie che siano adeguate a favorire il rispetto dei diritti umani, in particolare processi di deistituzionalizzazione. L'Italia è stata un leader in questo tipo di prassi legislative, l'integrazione della salute mentale nel setting sanitario, lo sviluppo di servizi comunitarie, l'adeguamento delle legislazioni sul piano della salute e della salute mentale in particolare al rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità psicosociale. Tutto questo ovviamente ha un costo e i costi per quanto riguarda gli interventi nel campo della salute e della salute mentale in particolare sono importanti, ma purtroppo le risorse a disposizione in relazione anche all'impatto della crisi economica e alle decisioni politiche che sono state prese per far fronte alla crisi economica, ha comportato un progressivo decadere dell'attribuzione di risorse economiche all'intervento, in particolare nella salute mentale. L'Italia è purtroppo fanalino di coda, la Sardegna va anche peggio rispetto alla media nazionale. Quali sono le dimensioni chiave del progetto Quality Right? Il miglioramento soprattutto a livello delle strutture di base, riabilitative di cura, perché ripeto la miglior qualità in termini di efficacia degli interventi, di efficienza delle prassi all'interno delle quali gli interventi sono forniti è critico per garantire un buon rispetto dei diritti umani. Ancora lo sviluppo di approcci che siano
partecipativi e inclusivi, approcci quindi non incentrati sugli esperti ma sulla condivisione. Infine la costituzione di una rete internazionale, e su questo il progetto coordinato da Mauro Carda si è speso molto, soprattutto a livello dell'area del Mediterraneo. Il progetto ha coinvolto 24 paesi europei finora, e una larga fetta sono paesi che afferiscono all'area del Mediterraneo. Il gruppo dell'Università di Cagliari ha svolto numerose attività collegate a questo tipo di progetto, e lo scopo è di affermare questo approccio che è innovativo nell'intervento della salute mentale, soprattutto in un'epoca particolarmente critica come quella attuale, nella quale la scienza in generale, la medicina in particolare, è sotto attacco e si trova in difficoltà a promuovere procedure basate sull'evidenza quando la promozione di queste procedure si esprime esclusivamente in termini di competenza di esperti. Bisogna andare oltre, ma questo è un momento critico in cui bisogna investire in questa direzione. Vi ringrazio per la vostra attenzione.